Diciamo che proprio ha cambiato la mia vita. Io avevo 20 anni e mi ricordo che arrivai al suo ufficio, che nel documentario è stato detto che era un vero ufficio, ma soprattutto perché è pieno di prerie, di fotografie, quindi imponente. E mi inizio a parlare di questo copione. Io pensavo che mi avesse chiamato per fare una pubblicità, perché io iniziavo come modella, quindi non sapevo di che cosa mi stava parlando. Comunque ci fu questo dialogo molto lungo e le ultime parole che mi disse fu grazie, ci vediamo sul set. Quindi erano chiacchierate, non provini. No, perché non ho fatto un provino con Pupi, devo dire. Non lo so, Forse è utile dire il titolo del film che abbiamo fatto. Il cuore altrove fu. Il cuore altrove che poi, vabbè, mi cambiò la vita. Penso che anche a Neri cambiò la vita, perché poi avevo questa fortuna di andare a Cannes, che io me la vivo, guarda come va la mia vita, come una storia, come una favola, no? Ricordiamo un film bellissimo con Neri Marcorea, a si Sì. incontrare. Giancarlo Giannini, Giancarlo figurati, per me è stato sempre il mio mito, e mi ritrovai con Giancarlo Giannini a girare, penso, una delle mie prime scene. E io comunque ho capito sempre quello che voleva. Non è un uomo di, soprattutto penso con le donne, di tante parole, però anche un suo complimento te lo fa attraverso un gesto, un suo sguardo. E ho sempre comunicato così con lui, ho sempre capito ciò che voleva comunicare in Non usa quel quel tono balsamo sulla momento. testa. No, ecco, a me no, non l'ho mai usato. Grazie, ma messa in contrada.